Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore. Presente.
tradizione. Quindi noi vi invitiamo, perché è tutto gratuito. L'assessore alla cultura, che ringraziamo, ci ha voluto sostenere. Noi abbiamo lavorato 3 mesi e vi vogliamo offrire delle grandi emozioni, ce l'auguriamo. Ieri è andato alla grande, quindi ci auguriamo anche stasera di trasmettervi tante emozioni, quelle emozioni che nutrono il cuore, che poi il Natale quello è. Nutrire il cuore, la pancia viene dopo, insomma. Allora, ben lieta di accogliervi, io sono Franca Palese, la referente della Chiesa e della responsabile di Poggeli. Loro sono tutti figuranti che con il cuore hanno voluto partecipare a questo meraviglioso evento. Quindi adesso apriremo la chiesa di Poggeli e giù di Poggeli a fianco alla chiesa. Va bene? Buon incontro con Gesù, un buon incontro nella pace e nella gioia del Santo Natale. Auguri a tutti, auguri a tutti, auguri. Ancora non si stanca del fatto che non perdoniamo. Ancora non...
è segno spirituale, segno religioso ed è segno anche culturale, perché questa meravigliosa chiesa è stata ridonata alla città e noi come comunità magnifica Domino ve la vogliamo ridonare sotto il profilo spirituale e anche culturale. Quindi ci auguriamo di trasmettervi veramente le emozioni, quelle che arrivano dritto al cuore. Prego. Bellissima chiesa. E quindi tutto vero, un richiamo al vero, a rapporti autentici, ad essere veri. E poi scenderete giù, abbiamo anche gli ipogei giù, dovete accedere a destra, quindi entrerete in una porticina, scenderete giù, e ci sono i mestieri del Settecento. Invece di fronte c'è l'antica locanda del Settecento, c'è del buon vino, c'è un'accoglienza particolare, perché declameranno le poesie del Settecento, troverete, toccherete con mano proprio il DNA dei terrazzani. Quindi io vi invito a gustare tutte le espressioni del senso di appartenenza della nostra capitanata. Va bene? Grazie e buon Natale. Un Natale di pace vera. Grazie. Thank you.
congedi. Io sono la responsabile di un congedi anche di fronte, da 15 anni, e ho sempre creduto nel nostro territorio. I nobili, per lanciare un altro messaggio, Gesù vuole rinascere un'altra volta nel cuore di tutti, in mezzo all'opulenza, in mezzo alla povertà, perché per noi credenti Cristo è il tutto che riordina la nostra vita, mette ordine nella nostra vita, dà le vere priorità. Quindi nobili, anche nei nobili, di dove c'è l'opulenza, di dove c'è l'apparente ricchezza, l'apparente pienezza, Cristo vuol dare la pace che non si può comprare. Sembra una frase fatta, ma Cristo non può dare, sappiamo che la ricchezza non può dare la pace, non può dare la gioia. E quindi per noi ritornare anche all'essenziale, che voi sapete bene, è invisibile agli occhi, è cosa buona e giusta. Grazie perché sono onorato la presenza. Noi siamo felici di aver offerto questo, era un mio desiderio, vi dico la verità, da 15 anni ho un desiderio grande di realizzare questo in queste location. Ci stiamo riuscendo. E quindi grazie anche all'assessore della cultura che appena ha sentito questo nostro progetto ha detto: Franca, sei sempre innovativa, ma io ho detto noi vogliamo arrivare ai cuori. Mi auguro che siamo arrivati anche ai nostri cuori. Grazie. Secondo capitolo del Vangelo di Luca, che è il Vangelo dell'infanzia, la nascita di Gesù e la visita dei pastori. È stato rispettata la sacralità del testo, anche il numero dei versetti, però reso in una forma più discorsiva, più aderente al modo di parlare del nostro dialetto foggiano. Allora, in da quel tempo, nu bello giorno, Cesare Augusto, imperatore di Roma, stava sera mattina con un pensiero fisso. Ma quanta gente ci sta in questo cacchio d'invece? Poi viene una bella pensata. Ma se questo modo faccio un censimento generale. E poi dimmelo un po' quando gli mi affinisce. Come si dice? Do scoppo in trono. E a così facì e comandai. E in da Palestina
su primo censimento lo facevano quando Quirinio governava la Siria. Poi stavo fatto che come comandava la legge, ognuno per farsi registrare aveva io il proprio paese d'origine. E Giuseppe, che apparteneva alla casa di Davide, ma che abitava a Nazareth, in da Galilea, aveva io a Betlemme, in da Giudea, per farsi registrare insieme a Michele, Maria, che però stava gravida. Un viaggio era lungo assai, sopra 170 km d'oggi. E per arrivare a Betlemme, a Lapide, ci volevano almeno una settimana. E visto che Maria era curta a sgravare, sabì pettino, cercando, caricando Michele e robe sopra un succiarile. Ma succedì che quando stavano là a Betlemme, a Maria si rompirono l'acqua e per farla figliare, Giuseppe sbattì la capa da una panna nata. E alla fine, grazie a Dio, trovò i ricetti in una grotta che veniva usata come una stalla, perché per loro non si stava posto manco in da Lucanda. E Maria figliai, in da quella grotta gelata, e nascì o figlio suo, Gesù Cristo, o primogenito. Pomba scei, ustinì in da una mangiatore sopra la paglia, scappate da due fiate, di un ciucciarillo, e da qui di un uovo che stava già là. Attorno a Betlemme, mezza campagna, stava una rocchia di pasture che attorno al fuoco di notte stavano usciti per fare la guardia ai pecore. Quando la sacresa un angelo comparì innanzi a loro e a gloria di Dio, i parallei di luce. Sti poverilli rimanirono attassati e si pigliarono uno scante che non vedeva. Vedendo la cussichina di paura, l'angelo, un po' sfastidiata, ha cominciato a parlare. Uè, pastore, non mi avete scandato? O volete capire o no che chi sono l'angelo del Signore e sono venuto qua apposta per contarvi un fatto importante? Per annunziarvi che è una gioia grossa, assai, è arrivata per voi e per tutta la popolazione. Oggi, o paese di Davide a Betlemme, è nato salvatore di tutto il mondo, è nato Cristo Signore. E mo, continuava l'angelo, state attenti a quelli che vi dico, che questo è il segnale per trovarla. La vita è a cercare una creatura appena nata, ambasciata e stesa in una mangiatore, sopra la paglia. E sicuro il fatto che qui le è esso, il Signore. E tacca, insieme all'angelo, s'accucchia in amorro di spirito celeste, scennuto d'angile, che evano cantando la lode a Dio. Gloria, gloria a Dio in Gile, o chi avete di Gile, e poi c'è in terra l'umano che essa ama. Dopo che si furono acquietate, l'angelo sono tornato in Gile e i pastori non sapevano che fa. Cecerianno tra loro dicevano, e mo che amma fa? A me a Betlemme a trovare su creatura? A me a vedere che ho fatto, che il Signore ci ha fatto a conoscere? Un capadozzo di pastura, tagli i corti, i fascista, shit, diceva. Sì, sì, amma fa così, amma i allà, muovimici subito e spacciamoci. E senza perdere tempo, si abbiarono da presce e girando, proprio come aveva detto l'angelo, in una grotta, in una stalla, trovarono Maria, Giuseppe, un creatore, un basciato, e stesi in una mangiatore sopra la paglia. I pastori cristianiti sentono chiaro innanzi a esso, capirono, l'adorarono e ancora cariche di meraviglie riferirono tutto quello che l'angelo aveva detto sopra su creatura. E quelli che stavano assente si facevano pure meraviglie per tutte queste cose che i pastori gli avevano a condanno. Maria però vedeva, sondeva e tutte queste cose si stipava in due cuore, pensandoci sopra. Allora i miei pastori sono tornati alla campagna cantando la gloria di Dio per tutte quelle cose straordinarie che avevano visto e sentito.
Thank you.